Mercedes Anger. La bella figlia di Eva Anger si è lanciata nel mondo della musica e ha inciso un tormentone estivo, Boomerang, brano in cui collabora con Ben DJ. Nel videoclip della canzone, la 26enne balla con il fidanzato, l'ex tronista Luca Speracchi, e Michael Terlizzi, tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island, figlio di Franco Terlizzi, naufrago dell'Isola dei Famosi 2017. Francesco Totti. Come rivela il settimanale Chi, uscirà a breve un'autobiografia dell'ex capitano della Roma. La moglie Ilaria Blasi ha raccontato al settimanale: mio marito è molto preso da questa nuova avventura. Ho letto il primo capitolo dedicato all'infanzia. Poi mi sono fermata perché, pur conoscendo la vita di Francesco, scoprire dettagli della sua storia mi ha colpito. Mi ha emozionata e non poco. Così mi sono fermata. Posso svelarvi che nel titolo ci sarà la parola capitano e la foto di copertina è un suo primo piano. Nina Mori, due punti. Dopo il perdono social di Fabrizio Corona, la modella croata ha postato una foto con il figlio 15enne e Carlos Maria e commenta felice. Il mio orgoglio, l'amore di una madre, vivo solo per te. In pochi minuti il post ha ricevuto tantissimi commenti, anche VIP, d'affetto e più di 30.000 cuoricini. Elisabetta Canalis. Come ha reagito la storica ex di Bobo Vieri alla notizia che l'ex calciatore sarebbe diventato papà? L'ex velina ha rivelato a Vanity Fair: quando l'ho chiamato per fargli le congratulazioni mi è venuto da piangere, ma con il sorriso, felice, come succede solo con le persone che a dispetto del tempo che passa rimangono importanti. Kim Kardashian. La regina dei social torna a far parlare di sé. La moglie di Kanye West, infatti, in un video apparso tra le storie di Instagram, è stata chiamata anoressica, ma la diva del web ha colto l'appellativo come un complimento. Photo credits facebook / Instagram.